Che sei l'organizzatrice? Sì, sono Silvia Vitiello, sono una degli organizzatori di questo comitato spontaneo di genitori che si chiama Prima Scuola Varese e Provincia. È un comitato che comprende tutta la provincia di Varese. Come mai è importante protestare per la scuola in questo momento? È importante perché le famiglie sono invisibili, cioè i bisogni dei nostri ragazzi, dei nostri bambini sono totalmente calpestati dalla chiusura della scuola, una chiusura che non è, ricordiamolo, basata su dati scientifici e dati concreti, effettivi, delle infezioni nelle nostre scuole. Le scuole fino ad oggi sono state uno dei posti più sicuri dove poter stare, sono già negli altri paesi the last to close and the first to open, quindi c'è una priorità in tutti gli altri paesi per tenere le scuole aperte perché hanno una funzione sociale importantissima. Da noi in Italia sono le prime cose che si chiude, anche con numeri bassi, come vediamo per esempio in questa ondata rispetto alla seconda ondata, e quindi noi protestiamo, vogliamo essere ascoltati, vogliamo i dati sulle contagi delle scuole in provincia di Varese, vogliamo vedere se i protocolli applicati sono punitivi o meno, vogliamo un tavolo tecnico con tutti, l'ATS, la regione, il comune, il provveditorato, tutti quelli che decidono se le scuole devono rimanere aperte o chiuse. Per noi devono rimanere aperte, i dati scientifici questo ci dicono oggi.